Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2020, allerta meteo. Oggi parliamo dell'allerta meteo bianca e dell'allerta meteo verde, ma voglio anche fare una veloce introduzione sull'allerta meteo. Cominciamo dall'inizio. L'Ufficio regionale di protezione civile ha un dipartimento, un distaccamento, che si occupa esclusivamente delle osservazioni meteorologiche. Effettuano osservazioni e previsioni meteorologiche per le prossime 24-36 ore e, in base alle previsioni per le prossime 24-36 ore, emetteranno un bollettino di avviso per le condizioni meteorologiche e le condizioni idrogeologiche. Questo bollettino può indicare un eventuale pericolo per la popolazione. La tipologia di pericolo viene identificata da un colore, disponibile su 5 colori. I 5 colori, dal pericolo più basso al pericolo più alto, sono nell'ordine bianco, verde, giallo, arancio e rosso. In alcune regioni lo stato bianco e lo stato verde vengono fusi assieme. A mio personalissimo e modestissimo parere questa è un po' una fesseria, però posso capire l'idea di cercare di creare meno confusione, perché in effetti lo stato bianco è l'assenza di un colore, quindi è l'assenza di uno stato di allerta. Quando siamo in piena estate, il bollettino per il rischio meteorologico per eventuali precipitazioni, tendenzialmente, a meno che non siano previste precipitazioni di qualche motivo, sarà bianco, indica l'assenza totale di pericolo. Lo stato verde, invece, identifica la possibilità di piccoli e lievi fenomeni meteorologici. Come si suol dire, pioverà, cascheranno quattro gocce. Il bollettino che indica l'allerta meteo verde, impropriamente detta allerta meteo verde, non c'è un'allerta meteo verde, indica eventualmente, appunto, la possibilità che ci possa essere un pochino di pioggia, che ci possa essere un pochino di vento. È un invito ad applicare un generico stato di attenzione, e normalmente, come dicevo, in molte regioni lo stato verde è quello che viene rilasciato anche quando non sono previste condizioni meteo avverse, quindi può indicare semplicemente nessun rischio per la popolazione, nessun rischio per le infrastrutture, eccetera. Indica semplicemente lo stato di completa calma. Quando il bollettino invece ha un altro colore, questi li vedremo negli altri episodi, così approfittiamo un pochino del caldo di agosto per rinfrescarci sotto la pioggia, allora saranno prese delle specifiche contromisure, sino a quelle più importanti nel caso dei rischi particolarmente elevati. Generalmente tutto ciò che concerne il funzionamento della macchina della protezione civile che si avvia in presenza di un'allerta meteo è gestito dal sindaco. Infatti il sindaco è l'autorità di protezione civile a livello locale, a livello comunale. Quando vi sono delle situazioni particolarmente complesse, o quando vi sono delle emergenze particolarmente complesse, possono essere coinvolti anche ulteriori enti locali, come la provincia o addirittura la regione, ma questo è un fatto tendenzialmente molto raro e che riguarda, appunto, fenomeni di una particolare entità e di una particolare complessità, magari su situazioni dove ci sono già dei danni in corso e si prevedono delle peggioramenti delle condizioni meteo, eccetera. Altrimenti, comunque, come regola generale, è sempre il sindaco l'autorità locale di protezione civile, quindi le decisioni che saranno le ordinanze ed eventuali specifiche situazioni come l'avviamento della macchina della protezione civile spettano sempre al sindaco. Nel momento in cui venisse rilasciata un'allerta meteo di un colore più importante del verde, sarà quindi il sindaco a informare la popolazione attraverso i media o attraverso vari strumenti, come ad esempio, non so, gli SMS e cose di questo genere, ed eventuali situazioni di rischio o di pericolo. Potrà prendere provvedimenti come la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici, dei parchi, delle attività sportive, eccetera, eccetera. Ovviamente il sindaco potrà anche predisporre tutta una serie di situazioni, come eventuale accoglienza per eventuali dispersi, potrà predisporre la chiusura di strade o di aree che possono essere a rischio di allagamento, a rischio di frana, e via discorrendo. Ovviamente in presenza di un'allerta meteo bisogna ricordarsi che tutta la popolazione deve essere attiva. Se è presente un'allerta meteo, soprattutto un'allerta meteo di livello elevato, questo non significa «vabbè, ci pensa il sindaco, ci pensa la protezione civile, io posso fare quello che mi pare». Bisogna essere attivi ed essere consapevoli del fatto che in presenza di un'allerta meteo, in particolar modo di un'allerta meteo particolarmente elevata, bisogna evitare qualunque genere di comportamento che possa mettere se stessi o i propri cari a rischio. Vedremo meglio comunque questi punti nelle allerte meteo di livello superiore al verde, che sono le vere e proprie allerte meteo. Per il momento questo è tutto. Se avete curiosità o domande riguardo all'argomento delle allerte meteo, potete farmele nei commenti. Io sono Grizzly, questa è la versione agosto 2020 di Diario di Viaggio on the road. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti!